Sì, bentornati ai nostri incontri di conoscenza, di avvicinamento e conoscenza ai cinque elementi. L'altra volta abbiamo introdotto l'elemento acqua, vi ricordate? Acqua con la sua potenzialità, la forza della sua energia. Acqua, vi ricordo brevemente il collegamento con l'organo in rene, che è il contenitore del Jing, l'essenza vitale, per cui il rene è fondamentale, è la radice della nostra vita. E l'acqua, con tutte le sue caratteristiche che abbiamo visto la volta scorsa, è nell'ambito dei cinque elementi la madre del legno. Dunque il legno è il figlio dell'acqua. E adesso andiamo a conoscere un pochettino più in profondità l'elemento legno, di cui comunque abbiamo già detto diverse cose. Allora, per comprendere l'elemento legno dovete pensare ad un albero così com'è in natura, un albero che cresce e una volta piantato il seme nella terra fertile, nutrito dall'acqua, questo seme può crescere come albero ed espandersi in ogni direzione. Si espandono le radici verso il basso nella terra che si allargano, sale lungo il tronco e si espandono anche i rami verso l'alto e in ogni direzione, verso il cielo, verso l'esterno e verso l'interno. E diciamo che il legno è considerato il più umano tra gli elementi, che diventa un ponte tra l'energia della terra Yin e l'energia del cielo Yang. Siamo nell'elemento legno perché ci stiamo avvicinando alla stagione correlata che è la primavera. Il 21 marzo sarà la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Della stagione attribuita al legno, la stagione dell'inizio, perché in primavera c'è il germogliare, no? Del seme che era stato al buio durante l'inverno, coperto dalla terra al sicuro, e adesso con la primavera questo germoglio si avvicina verso la superficie, buca il terreno e spunta. E questo è il germoglio che si trasformerà poi in fiore e in frutto nella stagione estiva, quella collegata all'elemento fuoco. Per cui un'altra parola che ci parla dell'elemento legno, oltre alla primavera, è la crescita. Quando si cresce, la crescita è collegata all'elemento legno. È la vita che si espande. E un'altra parola che ci parla dell'elemento legno è il movimento. Il movimento è tipico dell'elemento legno. E il legno dovrebbe essere resistente ma flessibile, non rigido, perché se è troppo rigido e arriva un colpo di vento, il legno si può spezzare. Ma se è troppo debole, una volta che arriva il vento, rimane piegato e non ritorna su. Per cui una caratteristica dell'elemento legno è la resistenza, ma insieme la flessibilità, che è lontana da ogni forma di rigidità. Quando c'è una rigidità è uno squilibrio nel legno e questa parola voi dovete sempre allargarla come visione. Parliamo di rigidità, per esempio delle articolazioni, ma parliamo anche di rigidità nello schema di pensiero, per cui vale in tutti i campi. Naturalmente per fare questo un albero deve avere buone radici, perché se le radici non affondano profondamente nel terreno, al primo colpo di vento l'albero può essere sradicato. E questa caratteristica di avere il radicamento, le radici ben forti, ci deve far pensare che per avere un legno forte ci deve essere una terra fertile, elemento terra che andremo a conoscere più avanti, e anche un'acqua molto potente che va a irrigare e a nutrire la terra. Altre parole che adesso andremo a esplorare che ci parlano dell'elemento legno, oltre alla resistenza, alla flessibilità, alla crescita, al movimento, alle radici, sono la creatività. Perché legno è la nostra capacità di creare, di attingere la nostra creatività, ma anche la nostra chiarezza
nella visione interiore che ci dà, e qui torniamo alle parole che dicevi all'inizio tu, Ermanna, ci dà la capacità di progettare, di creare il nostro progetto e di perseguirlo. Questo naturalmente quando il nostro elemento legno è ben forte, armonioso e in equilibrio. Già nei primi due incontri abbiamo cominciato ad esplorare le varie corrispondenze di ogni elemento in ognuno dei corpi, diciamo, dei campi dell'essere umano, per cui nel corpo fisico, nel corpo emozionale, mentale e spirituale. Allora, nel nostro corpo fisico, l'elemento legno ha come una corrispondenza con un organo e un viscere. L'organo è importantissimo, è il fegato, il nostro fegato, e il viscere corrispondente è la vescica biliare che corrisponde alla cistifellea. Allora, per ogni organo e viscere, io vi ho detto la volta scorsa che c'è una marea energetica, diciamo un picco energetico. Secondo la medicina cinese c'è una fascia oraria di 2 ore in cui il qi è maggiormente presente nell'organo e nel viscere corrispondente. Per il fegato, questo orario è dalle 23 di sera all'1 della mattina e per il fegato, attenzione, dall'1 alle 3 di notte. Per cui una persona che 23. dalle 23 all'1 per la vescica biliare, dall'1 alle 3 per il fegato. Per cui una persona che al momento ha uno squilibrio nell'elemento legno può facilmente avere difficoltà ad addormentarsi, per esempio fino alle 3 di notte, oppure svegliarsi alle 3 in pacca. E questo significa che l'energia del suo elemento legno è molto disturbata. Per contro, per opposto, magari questa stessa persona o un'altra persona potrebbe essere incapace di addormentarsi, ma avere la mente molto lucida, come se fosse sveglia la mattina, per cui si alza e va a scrivere o a lavorare, a fare come se fosse pieno giorno, perché è incapace di trovare il riposo in quest'ora. È un segnale, diciamo. L'altro abbinamento che abbiamo visto, ma che possiamo facilmente riconoscere in natura, è il verde connesso alla primavera, connesso all'elemento legno, ma è anche un'indicazione per quanto riguarda la diagnosi energetica, perché se c'è un colorito che il medico cinese sa leggere, colorito verdastro, nel viso ci fa pensare a uno scompenso dell'elemento legno. La direzione è la direzione l'est, dove nasce il sole, dove vediamo spuntare il sole, dove c'è l'alba. Il clima, la Xie Qi connessa alla primavera, è il clima ventoso, che va dalla brezza sottile fino al vento fortissimo. Questa connessione vale per il fuori, per cui il vento che è tipico in primavera, ci sono molte giornate ventose, ma vale anche per il dentro, perché il vento è la condizione connessa all'organo fegato, nel senso che un fegato in squilibrio può provocare un vento interno. Vento interno è quando i dolori, per esempio, si muovono da una parte all'altra del nostro corpo, quando abbiamo un eccesso di calore. C'è una forma di ristagno nel nostro corpo, si forma un eccesso di calore e questo calore sprigiona un vento interno e fa per esempio partire un mal di testa fortissimo causato da un vento interno che è sempre connesso a una disarmonia del legno. E d'altra parte ci sono persone che adorano il vento, che lo cercano, che vogliono stare fuori col vento e persone che non lo possono sopportare perché come si espongono al vento o addirittura anche senza esporsi, se c'è il vento fuori comincia mal di testa, rigidità alla nuca, al collo e anche questo naturalmente è un segnale di una disarmonia nell'energia dell'elemento legno. Ogni elemento sapete che ha un sapore adesso connesso, i 5 elementi hanno i 5 sapori. Per stare in armonia noi dovremmo cibarci e sapere dei 5 sapori e saperli distinguere. Il sapore connesso all'elemento legno, che ci ricorda, diciamo, il verde, la vegetazione, e il sapore acidulo, agro.
che in generale hanno quasi tutte le sostanze vegetali. Se mastichiamo una foglia o una verdura cruda, possiamo sentire questo sapore. E per contro, nella primavera, per esempio, è indicato cibarci di molti alimenti verdi, per cui nel campo vegetale verdure a foglia verde. Allora, siamo nell'elemento legno, qui mi collego anche a Tiziano, perché il senso collegato e governato dall'elemento legno è la vista, di conseguenza l'orifizio sono gli occhi connessi, per cui qualsiasi tipo di problematica che riguarda gli occhi ci manda un campanello d'allarme sull'elemento legno, per cui ci può parlare di una problematica, ma non soltanto il fatto di riuscire a vedere da lontano, da vicino, la miopia, la presbiopia che non venivano conosciute, diciamo, nell'antichità, ma anche quel senso di bruciore o di secchezza agli occhi, o il senso della sabbiolina agli occhi, quelle che poi vengono viste come allergie. Sicuramente, allora, io utilizzo delle parole che non rientrano nell'ambito della medicina cinese, però per la nostra medicina allopatica l'allergia c'è e si può manifestare anche con gli occhi che lacrimano, oltre che problemi di pelle o problemi anche digestivi o connessi. Sicuramente quando viene riconosciuta la parola allergia, nella medicina cinese l'elemento legno è sempre comunque coinvolto. Ma visto che stiamo parlando di vista, visto che stiamo parlando di occhi come orifizio, anche la secrezione fluida connessa all'elemento legno, governata da fegato, sono proprio le lacrime, per cui è il fegato che ci dà la capacità o meno di lacrimare, di far lacrimare il nostro occhio, per cui la capacità, l'incapacità di piangere, vedi che è venuto Tiziano proprio oggi. Ma pensiamo un momentino anche, abituiamoci ad allargare un pochettino la visione, la esploreremo un pochettino più avanti. Sappiamo che l'emozione connessa che viene riconosciuta all'elemento legno e in particolare al fegato, abbiamo detto che è la rabbia, giusto? Ma se noi pensiamo agli occhi, molte volte l'aggressività si legge negli occhi ancora prima che si possa manifestare, vero? Penso che l'abbiate sperimentato tutto su di voi o leggendolo in un'altra persona. Soprattutto qua, ci sono gli occhi che ti possono proprio Lo colpire, sguardo semplicemente uno sguardo ti può colpire come se fosse un'arma. Allora, continuando l'esplorazione nel corpo fisico, l'altra parte del nostro corpo governata dall'elemento legno sono proprio i tendini e i legamenti, che sono le parti del nostro corpo che ci legano insieme e nello stesso tempo, scusate, ci danno anche la possibilità di muoverci. Senza i tendini e i legamenti noi non potremmo farlo. Naturalmente, per contro, se abbiamo della rigidità, ahimè, che conosco molto bene, o difficoltà di movimento, questo ci parla di un problema, di una disarmonia dell'elemento legno. C'è un grande collegamento per quanto riguarda anche i muscoli, non intesi come parte morbida, come carne, perché come tessuto connettivo, perché quelli la esploreremo nell'elemento terra, ma per il fatto che il fegato ha una grandissima funzione nella medicina cinese, che è quella di contenere, di immagazzinare il sangue. Cosa dice la medicina cinese? Dice che quando il nostro corpo è a riposo, possibilmente distesi, tutto il sangue del nostro corpo, Xue, che è una sostanza fondamentale, va e ritorna al fegato. Si rigenera e non appena ci mettiamo in movimento, il fegato lo ridistribuisce dove? In ogni dove nel nostro corpo, in particolare ai muscoli e agli arti, permettendoci il movimento, per cui se il sangue del fegato è fiorente, noi abbiamo una grande capacità di movimento e soprattutto abbiamo resistenza alla fatica. Per contro, se siamo molto stanchi, questo ci dice che il sangue del fegato o non è fiorente o è bloccato e non va a distribuire in ogni dove nel nostro corpo. Riesco a spiegarmi? Per cui questo collegamento
Fegato, sangue, sue, è fondamentale per il nostro corpo. Un'altra funzione fondamentale che svolge il nostro organo fegato nel nostro corpo, mente e spirito è quello di regolarizzare la distribuzione del Qi. Vi ricordate che il primo incontro abbiamo parlato del Qi? Ecco, è il fegato che fa sì che il Qi circoli in ogni dove del nostro corpo, perché il fegato, se il nostro fegato è in armonia, il Qi circola in ogni anfratto. Se c'è un blocco, il Qi ristagna, e quando il Qi ristagna nasce sempre una sensazione, un problema, una che può essere il Qi ristagna perché io camminando prendo una botta e dunque mi si forma un livido, ma ristagna anche il sangue e diventa la parte violacea, oppure all'interno del nostro corpo, se il ristagno è di lunga durata, possono nascere quelle che vengono chiamate anche cisti o addirittura formazioni tumorali, per cui non ci deve essere ristagno nel nostro corpo, ma ci deve essere il Qi che fluisce armonioso. E vedremo che c'è anche un grande collegamento, proprio per quanto riguarda il fluire del Qi, per esempio con il flusso mestruale, perché anche il flusso mestruale per la donna il flusso del sangue deve seguire il suo ritmo. Se c'è una forma di ristagno dovuta, per esempio, a una disarmonia del fegato, e allora nasce il dolore, allora nasce il sangue con i coaguli, per esempio. Perché ha una grande influenza per quanto riguarda, visto che questo forte collegamento con il sangue ha una grande importanza per il flusso mestruale femminile. Allora, un'altra parte del nostro corpo che deve essere irrorata da questo sangue, fatto circolare in ogni dove, grazie anche all'intervento del fegato, sono le nostre unghie, che vengono viste come il prolungamento dei tendini, come se i nostri tendini si prolungassero all'esterno, sono le nostre unghie, per cui delle unghie forti, resistenti, ci parlano di un legno e di un fegato in armonia. Se abbiamo problemi di debolezza, le unghie che magari si spezzano, ahimè, o si sfaldano, questo ci dice che l'energia del mio fegato non è abbastanza forte, ha bisogno di essere aiutata. D'altronde, abituiamoci come sempre ad allargare la nostra visione, le unghie nel mondo animale, agli animali servono per aggrapparsi, servono per scavare, servono per aggredire o per difendersi, aggressione come difesa. E per cui questo ci parla anche del nostro atteggiamento rispetto all'emozione anche connessa all'elemento legno. Perché noi abbiamo parlato di emozione come rabbia. Ma la rabbia può essere arrivare fino allo scoppio d'ira e buttarla fuori, ma può essere anche una rabbia rivolta verso l'interno, può essere anche una rabbia che non riesce ad esprimersi e diventa frustrazione e può diventare rancore e anche risentimento. Ci sono tante sfumature all'interno della stessa emozione che va sempre da un polo all'altro, da un'estremità all'altra. E quando parliamo chiaramente di disarmonia, c'è una disarmonia in eccesso e c'è una disarmonia anche in carenza, per cui la persona che si arrabbia sempre, che è irosa e che ce l'ha con tutti, che ce l'ha con tutto il mondo, staremo parlando di un eccesso, ma anche la persona che non riesce a gestire, a vivere o a difendersi, perché la rabbia è una reazione anche di difesa, no? Verso quando l'altro ti attacca o invade il tuo spazio o sta per commettere un'ingiustizia, è giusto e sano arrabbiarsi e dire no, questo non me lo puoi fare. Per cui non è, quando parlo di emozioni o qualsiasi cosa io dico, non dovete prenderla come un giudizio, che ci sia un negativo. È semplicemente il modo in cui quest'elemento, ogni elemento, ci sta parlando, ci sta mandando il suo segnale d'aiuto. E attraverso tutto questo che noi stiamo dicendo, ognuno di noi si può guardare dentro, si può ascoltare e può cercare di capire alla fine di fare un bilancio. Avrei bisogno un pochettino più di questo, dovrei rafforzare questo, dovrei riequilibrare quest'altro. Il senso del percorso di questa conoscenza su di noi, che peraltro però
una volta che abbiamo affrontato su noi stessi, è molto bello per comprendere anche l'ambiente che ci circonda e le persone con cui noi veniamo a contatto, perché naturalmente vale per noi, ma vale per tutti coloro che ci circondano. Ti fa male? No, ok, va bene. Allora, in medicina cinese, tra i ministri, ogni organo e viscere viene visto, i ministri vengono visti, cioè scusatemi, gli organi vengono visti come ministri del nostro corpo. Il fegato è visto come il generale, il grande stratega, colui che prepara, chi è lo stratega? Quello che alla sera prepara il piano per la battaglia del giorno successivo e decide come amministrare le proprie truppe, come schierarle, per cosa? Per vincere la battaglia, giusto? Ma in riferimento alla rabbia e all'aggressività come forma di difesa, non come forma di attacco, un generale che vuole fare la guerra a tutti e vuole combattere sempre sarà sicuramente alla fine sconfitto perché alla fine le sue truppe saranno disintegrate. Ma anche l'altro generale che è troppo timoroso e che non sferra l'attacco quando è il momento giusto, alla fine verrà comunque sconfitto. Per cui anche in questo aspetto dobbiamo sempre ricercare l'equilibrio, che come recita il testo nella medicina cinese, dice né troppo né troppo poco. Per cui ci deve essere un po' dell'uno e un po' dell'altro. Per cui, per favore, non ricordate rabbia come espressione negativa, ma rabbia in tutte le sue estensioni, capacità di vivere la nostra rabbia, di riconoscerla soprattutto, possibilmente andando all'origine di cosa ci fa arrabbiare e scegliere, possibilmente, scegliere di poter cambiare se c'è qualcosa che possiamo cambiare quando ci è possibile e comunque scegliere una strategia di sopravvivenza, perché se il fegato è il grande stratega è lì che dobbiamo attingere il nostro prossimo passo e come poterci muovere per non essere distrutti o annientati anche in quello che l'ambiente ci sta portando. Sempre connesso a questa manifestazione emozionale, abbiamo anche il suono corrispondente all'elemento legno, che viene conosciuto come il suono della voce, intendo, come il grido, una voce urlante, che è strettamente connessa all'emozione che abbiamo detto adesso. Per cui abbiamo detto che ci sono persone molto irose che non parlano ma urlano, anche se dicono delle cose normali, si sente che il tono della voce imperante, persone che invece magari non riescono addirittura ad arrabbiarsi, e si vede in tanti magari esercizi che facciamo quando c'è bisogno di fare uscire l'urlo della rabbia, non esce perché siamo condizionati, non siamo stati abituati a esprimere la nostra rabbia, considerando che è anche un tabù della nostra cultura, soprattutto non mi rivolgo tanto a Tiziano che è rappresentante maschile, ma soprattutto le rappresentanti femminili. Io sono stata cresciuta con le brave bambine, non alzano la voce, non si arrabbiano. Piangere sì, era concesso. Oppure arrabbiarsi non serve Questo non mi è stato detto, non avevo il io non avevo il permesso di nulla. Che arrabbi a arrabbiarmi fare? perché è una. Allora, Vuol dire che questa. sei cattiva o che sei Ecco. aggressiva, no? Perché questo è un giudizio connesso all'emozione corrispondente. Per cui penso che questo possa essere uno spunto di riflessione per noi. Allora, chi non si arrabbia mai ha raggiunto l'illuminazione, il saggio, come un nuovo Buddha sulla Terra, oppure una disarmonia È più probabile quella. Diciamo che 1,99. Allora, naturalmente l'equilibrio sarà nel esprimere la nostra rabbia, non in modo distruttivo verso l'altro, soprattutto neanche verso di me, perché poi voi vi renderete conto che quando c'è l'esplosione, perché capiterà, a tutti, poi alla fine come si rimane quando ci arrabbiamo tantissimo? Io sono distrutta perché in quel momento tutto il chi è andato nell'uscita, poi dopo rimane in contratto, eccetera. Per cui entrare in connessione con il nostro fegato, con l'emozione connessa,
riflettere al nostro interno ci può aiutare moltissimo. E avrete osservato tutti, se non l'avete osservato lo osserverete d'ora in poi, che una delle prime cose che facciamo quando stiamo provando un moto di rabbia, che cosa succede? Ci contraiamo, perché siamo assolutamente contratti, per fare cosa? Per controllare questa emozione che non deve uscire. Nel contrarre i muscoli, soprattutto collo, spalle, poi la contrazione, ecco, la contrazione interna allo stomaco, all'addome, ma anche si contrae il respiro. Non ce ne accorgiamo, ma lo tratteniamo il respiro, per cui non è che vi risolve il problema, nel momento stesso in cui ci accorgiamo che sta montando la rabbia dentro di noi, buona cosa è cercare di respirare profondamente. Non stiamo a fare nessun processo psicologico del perché mi sto arrabbiando, ma ricordiamoci, facciamo qualche respiro profondo e poi affrontiamo quello che viene. Perché c'è anche, allora stavamo parlando di questa voce urlante oppure l'incapacità di alzare la voce, di parlare a voce alta, ma anche a proposito di questa contrazione, la facoltà garantita dall'elemento legno nel nostro corpo, mente e spirito è quella proprio della capacità di controllo su tutti i sensi, perché abbiamo visto che il legno, in particolare fegato, è coinvolto nel movimento, per cui controlla il movimento dei tendini, dei legamenti, ci dà la nostra capacità di movimento, ma visto che è il responsabile del buon fluire del Qi in tutto il corpo e le emozioni, tutte le emozioni, anche quelle manifestate negli altri elementi, sono Qi allo stato puro, controlla anche il movimento delle emozioni, per cui la nostra capacità di controllarci anche internamente e di controllare tutte le emozioni che noi viviamo, se non, magari non ne siamo consapevoli, ma comunque le viviamo tutte, ci viene dall'elemento legno, per cui anche la contrazione muscolare quando noi tratteniamo è strettamente legata all'energia legno e in particolare fegato. Quando noi internamente abbiamo la sensazione di perdere questo controllo, perché sentiamo che non riusciamo più a governare le nostre emozioni, qualsiasi essa sia, possiamo andare a cadere in uno stato di debolezza interiore, oppure di disperazione, oppure spaventarci, entriamo in panico perché sentiamo di non avere più il controllo della situazione. Allora, all'inizio avevamo detto che la visione del prossimo passo, per prevedere, organizzare, viene proprio dall'elemento legno, in particolare dal fegato. Ma quando io non sono in grado di progettare chiaramente il mio futuro, perché ho una debolezza nell'elemento legno, perché magari a monte avevo già una debolezza dell'elemento acqua, io posso cadere in uno stato di disperazione o anche di apatia profonda, e la disperazione nell'elemento legno è quella forma che viene chiamata, viene etichettata per la nostra cultura con la parola depressione, ma che in medicina cinese non esiste. Il nostro Shen è spento, per cui se io chiedo all'altra persona: ma tu che cosa vuoi fare nella vita? Qual è che il tuo sogno, il tuo desiderio, quello che vorresti fare? L'altra persona è veramente disperata perché dice: non lo so, io non so qual è il compito della mia vita, non so qual è il mio vero desiderio. Praticamente non sai dove andare. Ma se il fegato, attraverso la visione interna del nostro terzo occhio, è lo stratega che ci fa vedere il nostro prossimo passo, io non lo vedo perché il mio elemento legno non è abbastanza forte, e questo mi manda in tilt perché sono bloccata, non so dove andare, in che direzione andare, e questo mi porta in uno stato di prostrazione e di abbattimento. E naturalmente questo richiede un lavoro sull'elemento legno, con le meditazioni, con la respirazione, con degli esercizi,
con dei flussi di riequilibrio si può lavorare. Ecco, la cosa tra virgolette brutta, perché ci rendiamo conto di tanti punti deboli che noi abbiamo, la cosa bella è che ci possiamo lavorare in prima persona come forma di autotrattamento e di autoguarigione, che può andare dalla scelta di un alimento a una forma esercizio di respirazione, o cercare di avere una visione diversa della nostra vita. Questa poi è la nostra scelta individuale. Allora, infatti la facoltà mentale nel corpo mentale è proprio quella di progettare, di decidere, perché se il mio legno è forte, grazie soprattutto all'aiuto della vescicola biliare, perché se il fegato è lo stratega e il generale, la vescicola biliare è l'onesto ufficiale che esegue gli ordini che vengono impartiti dal fegato. Per cui se l'energia della mia vescicola biliare è forte, io so prendere le mie decisioni con fermezza. E naturalmente so anche scegliere quali passi fare per realizzarli. Per quanto riguarda l'aspetto degli Shen, lo Shen riconosciuto all'elemento legno, in particolare al fegato, è Hun, l'anima eterea, l'anima che entra nel corpo poco dopo la nostra venuta su questa terra, ci accompagna durante l'arco della nostra vita, e una volta che il corpo fisico muore, questo Hun ritorna al cielo. Diciamo che ci sono due aspetti in quella che viene definita come anima. Uno lo stiamo vedendo adesso nel legno, che è l'aspetto più yang, l'aspetto energetico, mentre l'aspetto più materiale, più yin, lo vedremo nell'elemento metallo, nel polmone. Questa è l'anima eterea. Ma l'anima eterea è quella che ci collega alle tutte le nostre facoltà spirituali. I testi antichi dicono che quando noi dormiamo, un lascia il nostro corpo e va in altri mondi, e al momento del connettendoci, diciamo, delle realtà superiori, e quando noi ci risvegliamo, un ritorna nel nostro corpo. Se il sangue del fegato è fiorente, ci dà anche la capacità di ricordarci dei nostri sogni, perché la capacità di sognare ci viene dall'acqua, ma la capacità di ricordarci poi dei nostri sogni ci viene dal fegato, dal legno. Allora, vi ricordate che come fasi, diciamo, di crescita nell'arco della nostra vita avevamo detto che la vita intrauterina era nell'acqua, così come la parte finale, per cui la morte, mentre al legno era attribuito dallo 0 ai 15 anni, per cui quando la vita si manifesta, quando il bambino esce, diciamo, ed entra nella vita, la nostra fino prima alla vita. Sì, esattamente, è un nuovo inizio, chiaramente, fino ai 15 anni, diciamo, che cresce e poi dopo entreremo nel fuoco. Per cui vedete che sono tanti i riferimenti che possiamo vedere importanti.